tuo? No, di Fares. Purtroppo sì, andiamo via da questo stadio, credo, con un po' di rammarico, perché meritavamo, secondo me, alla fine di pareggiarla, però sapevamo che venivamo contro una squadra difficilissima, una squadra attrezzata per vincere il campionato, quindi dobbiamo essere, diciamo, fiduciosi e ripartire da qui già da mercoledì. Ci è piaciuta la vostra reazione sul finale, ma soprattutto tutto il secondo tempo, perché siete partiti con il giusto spirito, poi ovviamente siete un po' calati, avete concesso spazio alla ripartenza del Napoli, d'altro canto non si può pensare e aspettarsi diversamente, ma alla fine fischi di paura da parte dei tifosi partenopei. Sì, sì, penso che a Napoli è questa la partita che devi fare, difenderti, cercare di stare compatti nei momenti difficili, perché ce ne sono giocatori attrezzati comunque per grossi palcoscenici, quindi hanno tanta qualità, quindi noi siamo stati bravi a stare compatti anche nel momento del secondo tempo, dove abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, ma non ci siamo disuniti e siamo stati lì fino all'ultimo. Infatti quegli ultimi 10 minuti è la dimostrazione che la squadra c'è, che la squadra con un pizzico di fortuna in più poteva portare a casa un pareggio che era miracoloso. Nonostante la sconfitta, tornate da Napoli in prospettiva udinese con un piccolo spunto di autoconvinzione in più? Sì, sì, dicevo anche prima che dobbiamo andare via da questo stadio comunque consapevoli che ci siamo, consapevoli che comunque abbiamo fatto una partita importante, ma nello stesso tempo anche arrabbiati perché non siamo riusciti a portare via punti, quindi questa arrabbiatura dobbiamo portarla già da mercoledì contro l'Udinese, che è uno scontro fondamentale per noi. È una partita, uno scontro diretto che tutti chiedono a Ferrara, lo fa finalmente, rischia di aggiudicarsi, perché non nascondiamoci, la parte delle prime due gare con Bologna e Parma, poi mai siete riusciti a far bottino pieno con le vostre rivali dirette. Sì, sì, abbiamo fatto partite dove meritavamo qualcosina in più, secondo me, e potevamo portare a casa la vittoria e non è arrivata, vedi Cagliari, vedi anche magari Genoa con un pochino di convinzione, e invece partite dove magari anche abbiamo rischiato di perderle, invece il pareggio abbiamo ottenuto all'ultimo, tipo con l'Udine contro l'Empoli, in 10 uomini. La squadra ci è piaciuta non solo negli ultimi 15 minuti, ma anche nei primi 15 minuti del secondo tempo. È entrata in campo con lo spirito giusto, tant'è che il Napoli in quella fase poco ha fatto, dopo ovviamente si è aperto qualche spazio, anche perché dobbiamo considerare proprio le caratteristiche dei giocatori della formazione di Ancelotti, che aveva lasciato fuori Milik, preferendo invece far giocare i suoi giocatori di maggior rapidità. No, ma io sapevo che oggi la squadra avrebbe fatto una grande prestazione, diventa dagli 11 scesi in campo, e così è stata. Abbiamo tenuto bene il campo, una squadra direi fortissima, a pari della Juve, insomma una squadra dei migliori in Europa, sia a livello di qualità ma anche di gioco, e quindi averla limitata in tanti aspetti è stato per noi importante, quindi diventa il risultato negativo, bisogna uscire con la convinzione di stare attraversando un buon momento sotto l'aspetto della prestazione. Però sappiamo che dobbiamo migliorare, queste non sono le nostre partite, ora mercoledì abbiamo subito uno scontro importante all'Udinese, ci proveremo nel meglio, però ecco, questa partita, ripeto, ci deve dare fiducia, autostima per crescere ancora e per arrivare ad essere quella spalla che tutti vogliamo. A proposito, è andata bene, nessun giallo né per Petagna, che è rimasto in panchina, né per Kurtic. No, Kurtic è stato ammonito. Kurtic? Purtroppo sì. Sinceramente non ce ne eravamo accorti. Purtroppo sì, è successo. Tra l'altro dopo un po' aveva fatto il fallo, abbastanza così, in maniera anche particolare, dispiace perché perdiamo un giocatore importante, però insomma, come abbiamo sempre fatto, cercheremo di sopperire anche all'assenza sua, anche se era un momento di forma particolare, e con l'innesto di altri, ma di questo insomma sono abbastanza sereno e quindi andiamo avanti fiduciosi. Di Siroli recuperabile, le condizioni di Giroud? Ma le condizioni di Giroud credo abbia avuto un problema muscolare, quindi andrà valutato domani con più calma, ma credo che per questa settimana sia difficile poterlo recuperare. Per quanto riguarda invece Missiroli, ha avuto questa forte contusione nella coscia, bisogna valutare l'ematoma a che punto è, speriamo di poterlo recuperare, intanto per mercoledì sarebbe un recupero importante. Aspetta, oggi decisivo. Sì, Alex lo sappiamo, insomma l'abbiamo così tra parentesi lanciato noi, fatto crescere noi prima in Serie B, poi in Serie A,
e alla fine gli ho fatto complimenti anche se con dispiacere, però insomma il ragazzo ha grandi qualità, sono convinto diventerà uno dei portieri della nazionale e quindi il ragazzo si merita tutto il bene possibile, ovviamente oggi ci ha dato un dispiacere. Mister Lazzari invece è pronto per una big secondo lei? Sì, è un ragazzo che è cresciuto tanto a suon di prestazioni, con il lavoro, con sue qualità, dimostrando anno dopo anno di avere delle qualità importanti, e sono convinto un altro anno sarà pronto per una squadra importante. Leo, buon Natale, ci vediamo mercoledì. Grazie. Facciamo gli auguri anche a quei tifosi che Grazie. Sono rimasti bloccati in autostrada. Assolutamente sì, questo è un augurio sia da parte mia e dello staff.